L'esercizio del potere, secondo lei, preclude la cortesia e la lealtà? Sì. Il potere di per sé comporta che uno per forza deve avere degli atteggiamenti e dei comportamenti, ma anche atti che forse con le diritture, con la moralità, con il buon senso hanno poco a che vedere. Pochi uomini hanno esercitato il potere per quello che era, pensando, diciamo, che doveva essere messo a disposizione del bene comune. In quel caso, in quel periodo, certamente il potere presupponeva sempre una dose di criminalità, di distacco di quello che erano le condizioni per cui un umano doveva comportarsi in una certa maniera.